buongiorno da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino. HFTV 408 TSH, retroilluminazione. Vediamo passo passo come si cambia questa retroilluminazione, dove le barre LED le potete trovare nel mio negozio eBay. 2, 3 e 4. Non tirate, spaccate tutto, spostate a destra e dopo asportate lo schienale. Ehi, fortunatamente non ci sono cavetti e connettori sullo schienale. Allora, una volta che abbiamo tolto le viti, gli altopalanti sono liberi, quindi si devono fare un po' di leva, sganciamo uno, un po' di leva, sganciamo l'altro. Chiaramente poi sono ancorati alla scheda madre tramite l'apposito connettorino che ho tolto. Un po' di scotch. Un attimo, ecco qua, ho allargato un po' l'immagine che era troppo zoomata. Poi togliere il connettore, l'altro, okay, anzi, lo scotch, il nastro telato, e qui abbiamo liberato un attimino lo schienale qua, tolto gli altopalanti e tolto lo schienale. Mo, fortunatamente questi non hanno incollato l'elettronica, hanno messo delle vitini qua, 1, 2, 3, 4, non so se ci sta qualche altro vitale, no, sono quelle 4 là, sono solo 4. Che bisogna togliere, attenzione sempre al flat, questo è più delicato degli altri, perché attenzione ci sta pure questa flat centrale che praticamente va a unire l'elettronica del pannello sia del lato sinistro che del lato destro, quindi se andiamo a sollecitarle troppo possiamo provocare dei danni alle flat, e come già ho detto in un altro video, provocare dei danni alle flat è la stessa cosa di spaccare il pannello, comunque la situazione diventa irreversibile, cioè non potete tornare lì, dovete rottamare il televisore. Quindi attenzione sempre con la massima delicatezza. Ecco qua, ho fatto un po' di zoom. Attenzione sempre di tenere presente come stava prima, perché dopo non ricordate più. Che questo potrebbe anche andare tutto il contrario. Fate fuori il televisore. Rosso positivo, l'alimentazione dell'elettronica. Lato mio, qua, lato esterno. Quindi non dimenticate poi la posizione. Che poi qua ci hanno fatto il pallino, e quel pallino non c'è. Che cazzo ce l'hanno fatto a fare questo pallino. Vabbè. Adesso la crocco. Come al solito la crocco in vendita anche questo nel mio negozio eBay, per andare a mollare la cornice piano piano dal telaio. Ecco qua, se vedete che non ce la fate un po' più duro qua, proviamo un'altra volta. Ah sì, vabbè, si è sganciato, però questo qua una certa resistenza ci sta, ci sta. Andate dal cinese sotto casa, questo qua è quello là, come già vi ho fatto dire per la ceretta, questo è più rigido, quindi non flette, però chiaramente poi essendo più rigido un po' più spesso, quindi non sempre riesce ad entrare tra il telaio e la cornice, però sì, anche questo si rivela utile, costa un paio di euro, un euro, due euro qua dai cinesi, le femmine fanno la ceretta con questo qua. Attenzione in questa zona, che qua è la zona dell'elettronica e delle flat, quindi la zona più delicata. Non è che andate di fretta, se andate di fretta fate una frettatina, e se rompete il pannello le flat dovete rottamare il televisore. Morale della favola, tempo perso, soldi persi e televisore perso. Allora andiamo a mettere i tre piedi gentilmente offerti da Telma. Un quarto agli uni, niente, questo fanno orecchi di mercante, non vorrei sapere niente. Speriamo che qualcuno veda il video di Telma e mi manda il quarto piede. Ok, attenzione sempre che il pannello potrebbe essere libero. Il cuscino non serve più. Lo posso sfilare piano piano. Ecco qua, il televisore appoggiato sui piedi. Vai giù. Mannatemi un quarto perca perché è più sicuro. Il piedistallo. Qua che cosa è successo? Questa è la bastardata, vedete? Il pannello è incollato su questo lato. Con la massima delicatezza cerchiamo un attimino di scollare la cornice. Questi figli di puttana, bisogna sempre complicare le cose. Che cazzo l'hanno incollato a fare? Hanno messo il biadesivo tra la cornice. Questi sono gli imprevisti che uno deve stare attento. Allora, ora l'elettronica è libera. Vediamo un attimino la situazione. Ecco qua, l'elettronica è libera. No, è incollato. Bastardo. Non forzate a tirare che spaccate il pannello.
A questo punto che facciamo? Non andiamo a togliere il pannello dalla cornice, ma togliamo la cornice con tutto il pannello. Quindi un'altra volta con la crocco, man mano andiamo a sganciare il supporto del pannello con tutto il pannello LCD. Vedete che il lato inferiore, non ho provato ad alzare, che il lato dietro si alza, vedete, davanti è ancora incastrato. Quindi andate man mano con un calcetto a taglio a fare un po' di leva tra la cornice che tiene il pannello e il telaio, in modo che sganciamo pure il lato davanti. No, me ne posso. No, è libero il pannello, ma non è libera la cornice. Non forzate, non forzate, non forziamo niente. Ecco qua, a questo punto, situazione abbastanza critica. Assicuriamo sempre che le ventose sono ben appiccicate al pannello. Togliamo il pannello con tutta la cornice. Eccolo qua. Frambà. Ah sì, caro pannello, qua. Stacco la videocamera per evitare delle crude immagini. Andiamo al televisore, tolto il pannello di filtro, questo qua usa solo il plexiglass di colore bianco, un solo filtro, non usa anche i foglietti, quelli più sottili, i fogli più sottili. Queste sono le barre LED, quelle che devo cambiare. Sono tre barre ad 8 LED. Allora, per togliere le barre, chiaramente togliere le viti che tengono ferme, sia le barre che il foglio riflettente e le viti dei distanziatori, ne sono due o tre distanziatori, tre, uno già l'ho tolto. Adesso solo a titolo di curiosità vado a testare le barre con il tester universale. Mannaggia la patatina, sfaccimi corrente, sfaccimi cinese, che rompono un cazzo, non hanno messo un trasformatorino, ho preso una corrente. Allora adesso vado a testare le barre, attenzione che ho preso già una scossa qua vicino, questo non è il trasformatore di isolamento, si prende la corrente ai capi. Comunque andiamo a testare le barre, la prima barra non accende, la seconda accende regolarmente. La terza accende regolarmente, quindi la prima barra qua in basso che è saltata, qualche LED sopra. Allora, queste barre qua accendono 24 volte. Praticamente io non ho queste barre, sono 8 LED e per ogni barra. Io ho trovato le Panasonic TX40 per telaio Vestel che sono 8 LED. Però vi voglio spiegare un particolare importante. Queste barre qua, praticamente, se noi andiamo a testare una singola barra, accende a 24 volte. Allora, giustamente, uno pensa, se sono 24 volte, saranno 8 LED a 3 volte ogni LED, ok? Vi faccio vedere però un particolare. Allora, adesso vi faccio notare un particolare. Attenzione a queste barre, perché se uno va a testare la barra del televisore, vediamo che il tester cinese, questo qua che testa le barre sul display indica 21,3 volt. Allora dico subito che questo non è un alimentatore stabilizzato. L'attenzione che vince sul display non è affidabile, è attenzione orientativa, però almeno ci fa capire che la barra 21,1,3,5,8, vabbè, una barra che vi dico io per esperienza, questa qua va a 24 volt. Se andiamo ad accendere la mia, questo qua Vestel Panasonic TX40 mi dà la stessa cosa, 21,4, 21,3, 21,7, insomma quello che sia. Quindi la tensione di alimentazione è uguale per tutte e due le barre. Ripeto, non è un alimentatore stabilizzato, quindi la tensione qua non è affidabile, è una tensione orientativa. Quindi ripeto, andiamo a testare la prima, andiamo un attimino, ecco qua, 21,3 a posto. Andiamo a testare la Panasonic qua 21,3, pure questa qua, quindi noi ci troviamo con la tensione di alimentazione. Però se andiamo a testare un singolo LED, facciamo una prova, ecco qua, io provo un singolo LED sulla barra del televisore e mi dà 5,2, vi dico che è un 6 volt, non è preciso, ripeto, un 6 volt il LED, quindi un LED 6 volt, non è 3 volt. Se vado a testare un singolo LED sulla barra Panasonic, questa qua mi dà 2,4, quindi 3 volt. Non consideriamo quello che dice questo qua perché non è affidabile, però vi posso dire che qua ci dà 2,5, 3 e qua invece abbiamo visto che ci dà, ecco qua, 5,2, quindi 6 volt. Praticamente questa barra monta LED a 6 volt, quest'altra barra monta LED a 3 volt. Allora la domanda nasce spontanea, dice, allora com'è possibile che se la barra monta 8 LED a 6 volt dovrebbe essere 48 volt, 6 per 8 48, com'è possibile che viene alimentata a 20 a 24 volt? Qua sì, ci troviamo. Un attimo, devo passare l'ambulanza, un attimo solo. Ok,
è passata l'ambulanza. Allora stavo dicendo, non è il mio frigorifero, ancora bene. Stavo dicendo, com'è possibile? Cioè, boh, qua d'accordo, perché sono 8 LED, 3 volte 3 per 8, 24, 24 volte tensione di alimentazione, ed è una cosa giusta, scontata questa qua. Ma perché qua abbiamo dei LED a 6 volte e poi viene alimentato ugualmente a 24 volte? Molto semplice, che praticamente la fabbrica, che cosa ha fatto? Il progettista ha diviso in due la barra, ha fatto 4 LED 6 volte, 6 per 4, 24 in serie, più altri 4 a 6 volte, 6 per 4, 24, e poi li ha messi in parallelo. Quindi in effetti noi quando andiamo a alimentare sono 4 più 4 in parallelo, e quindi ci troviamo con 24 volte come l'altra barra. Quindi attenzione, non è che andiamo a testare, vediamo 24 volte e diciamo vabbè, un LED a 3 volte, no, sono LED a 6 volte, quindi succede anche questo. Consideriamo anche questo particolare che può capitare. Comunque, tornando al televisore, le barre Panasonic le posso installare, perché in effetti la tensione di alimentazione è uguale. Allora, adesso ho messo l'alimentatore stabilizzato, questo qua, che possiamo andare a fare i test in modo molto più preciso. Allora, se prendiamo la barra del televisore, vediamo, a 24 volte ha un assorbimento di 330 mA, ok? E accende a 24 volte. Se vado sulla barra mia Vestel, Panasonic TX40, 24 volte ha un assorbimento di 0,26, 270 mA, quindi anche un assorbimento minore. Quindi andrà anche meglio, che praticamente la tensione di alimentazione è uguale, l'assorbimento è minore, quindi avremo un driver che non viene compromesso, insomma, l'alimentazione. No? E facciamo pure il controllo incrociato. Mettiamo l'alimentatore qua stabilizzato a 6 volt. Ecco qua. E accendiamo la barra. Buongiorno. Buongiorno. Io stavo zitto facendo guidi, che non interrompere le trasmissioni. Allora abbiamo 6 volte di alimentazione, adesso non andrò sull'altra barra altrimenti si brucia il LED. Devo portare questo qua a 3 volte, eccolo qua, 3 volte. E quindi abbiamo la conferma di quello che ho detto prima, che uno monta LED a 3 volte e l'altro monta LED a 6 volte. Ma lo voglio che dici? Lilli, brutto cagnaccio, guarda chi ci sta, mangia di la pizza. Questo è il cane di Salvini. Non è di Salvini? Me l'ha dato Salvini, senti, vedi un po' questo cane, l'ho comprato su internet. A posto, ho installato le barre, ho fatto i collegamenti, chiaramente tutte e tre le barre sono in serie. Termo restringente, allungando un po' i fili perché erano un po' corti. A posto. Stessa tensione di alimentazione, assorbimento inferiore, quindi ancora meglio. Accendiamo, qua abbiamo la comodità che c'è il pulsantino vicino alla sua scheda qua, ha messo nel 2023, riusciamo, ci faccio mia cai, tutto qua, se non premi 3000 volte. A posto, la rete di illuminazione si accende regolarmente, chiaramente adesso tolgo la spina, dovrò andare a correggere i fori sul foglio riflettente, come faccio di solito. Voglio, questa è la situazione, barre Panasonic sul televisore a gai, rispettando alcune regole si possono installare, chiaramente si perde più tempo, non vale la pena, tanto vale prendere le sue barre che si fate prima, però in casi estremi si può fare anche questo, tenere presente sempre di determinati parametri, non farlo così, attenzione. A posto, rete di illuminazione accesa, zone d'ombra non ce ne stanno, perfetto, chiudiamo tutto. Rimettere il pannello con tutta la cornice un poco, almeno su questo modello qua, è un poco più complicato, però meno male siamo riusciti, va? A posto, proviamo a mettere la cornice superiore. Ok, rimesso le viti sull'elettronica, ricordate il fatto del connettore qua, grosso lato mio, qua lato esterno, attenzione una posizione, allineiamo bene, perfetto, facciamo la prova del 9, muovere un bel lei, e facciamo la prova definitiva, accendiamo con il pulsantino che è situato sulla scheda madre qua, tutti gli agai, uno non c'è niente da fare, tutti gli agai, se non brevi 15.000 volte sul... come lo devo alzare? Qua non c'ho l'appiglio, ecco l'appiglio, vediamo cosa c'è di bello sotto. Ecco qua, che è successo? Ok, nessun segnale, perfetto, chiudiamo tutto, vediamo la situazione. Lo sai che è venuto una signora, ha detto volevo una monetina per la leucemia, ok? Poi è venuto un zingaro con il bicchiere, poi sei venuto tu, che mi dai?
il biglietto dell'Enalotto. A questo punto, Lilli, fammi la cortesia, prego. Vai, vado a mangiare questo. Ehi, mangiati. E ti è al di là, come tu mangi la roba? Ti è al di là. Mangiati. Come si chiama? Perfetto. Si chiama... A posto, richiuso tutto, accendiamo il televisore, vediamo un attimino la situazione finale. Accesa no? Sì. Ok, perfetto. Vediamo un attimino. A posto. Il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Ah, beata Lori. Fa un bel bagnetto. Guardate qua, guardate. Manca poco per 31 gradi. Manchi cane, cioè manchi cane, scusa, è lì. Anzi, mo ti accendo un po' il ventilatore, qua è un'altra volta, che devo spegnere il ventilatore perché altrimenti poi dà fastidio il rumore del video. Anzi, facciamo una cosa, andiamo a vedere il frigo come va, se congela. Bello, tutto ghiacciato. Anche il frigo funziona regolarmente, con il gas, che non so che tipo di gas. Da poco sentite l'esplosivo. Ok signori, io vi saluto e niente, ci sentiamo al prossimo. A quest'ora vedere queste cose è che è sto cosa. Vabbè, ci sentiamo al prossimo video. Ultima cosa che voglio vedere, il fatto della retroilluminazione. Vediamo se ci sta oppure no. Dinamica, dinamica. Mettiamo utente. A posto. Poi la retroilluminazione secondo me la porta nei menu di servizi. Ok, a posto. Va bene signori, ho finito. Aiuto, è mai possibile fare subito dei pensieri? E che cazzo, fate le persone serie, eh? Mi avete visto come si cagna i barriletti? Ma buh, faccio vedere anche qualche... Se no vi faccio vedere il cane. Signori, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, ci sentiamo al prossimo video. Aiuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale Luigi Di Donato di Casandrino, se no qua non vedete più come si cambiano le barre di LED e non vedete nemmeno più i contorni e i dintorni qua, compreso il cagnaccio, brutta bestia. Vi faccio vedere lì di come tocco le chiavi, capisci che dobbiamo andare a mangiare, guardate. Si alza subito, eccola là, già è pronta. Allora Lili, andiamo a mangiare, andiamo, eh. Ok, ci siamo organizzati. Allora Lili, il frigo bar è super organizzato, limoncello di Sorrento, arrangiato, e naggia miseria, questo no, è per una festicciola in casa, queste cose qua, ho messo tutto qua, brutta bestia. Salve. Apposta, è arrivato quest'altro televisore, un Samsung 32, perfetto. Signori, ci sentiamo al prossimo video, sto guardando la batteria qua, 38 ampere, che 38, 28, io qua ho scritto 28, perché qua c'è 38, devo correggere l'inserzione, questa in realtà è dichiarata 38, ma siccome i cinesi danno sempre qualcosina in più, io per onestà ho scritto 28.